Buongiorno, sono Egino Mulas e qui ci troviamo nell'azienda Sulumu in Agro di Dorgali. È un'azienda che si trova molto vicino al fiume Cedrino. È un'azienda incentrata più che altro sulla produzione di olive da olio. La nostra azienda, diciamo che si appoggia naturalmente a una cooperativa, che è la cooperativa olearia di Dorgali, per la produzione e la raffinazione poi del prodotto finito che è l'olio. Adesso vi porteremo a visitare le persone che sono addette alla raccolta e poi dopo anche in filiera per vedere tutto il processo di raffinazione dell'olio. Dorgali non finisce mai di stupirci. Per chi conosce le meravigliose spiagge di Cala Gonone non può rimanere se non meravigliato dalle tante attività dei dorgalesi. Se musi in tempo e tirannia, infamità e carestia, come so popolo casca che cane, ridenne forte che remmo spane. Nanne tu meo, nanne tu meo, nanne tu meo, su mundo ergae, a sicutera no torra mai, a sicutera no torra mai. Fami dos noi, semus papande, pane castanza, terra cunante, terra gaffango, torra su povero, senza alimento, senza ricovero. Nanne tu meo, nanne tu meo, nanne tu meo, su mundo ergai, a sicutera no torra mai, a sicutera no torra mai. Cusas bandera, numero 30, de pinu volu murada tinta, apenas voltas, cusas bandera, non più s'osserva imbriacheras. Nanne tu meo, nanne tu meo, nanne tu meo, su mundo ergae, a sicutera no torra mai, a sicutera no torra mai. Naturalmente questo bellissimo prodotto lo trovate, se date attenzione, negli scaffali dei supermercati col nome di cooperativa olearia Dorgali. L'olearia dorgalese, come dice la parola stessa, dorgalese, indica che siamo a Dorgali. Dorgali che è il paese che è all'interno della provincia di Nuoro, è un punto di riferimento non solo per una voce importantissima che è quella del turismo, ma per tutte le attività artigianali, commerciali che vengono a trovarsi a Dorgali. Noi collaboriamo da diverso tempo con altre due cooperative molto importanti, che è la cantina sociale, cooperativa cantina sociale Dorgali, e la cooperativa Dorgali Pastori. Sono due cooperative che chiaramente loro hanno già una storia commerciale molto importante alle spalle. Noi collaboriamo per la diffusione dei nostri prodotti. Abbiamo partecipato anche a delle fiere molto importanti che hanno dato i loro frutti. Quindi ribadisco l'importanza di Dorgali per quanto riguarda queste attività produttive. Allora, qua si può vedere come inizia la fase di lavorazione delle olive. Vengono mandate in un nastro trasportatore che va a portare le olive nella lavatrice. La fase primaria del conferimento delle olive in frantoio avviene con la pulitura, quindi nel deramifogliatore, la macchina che serve per separare le foglie e i rami dalle olive. E continua nella macchina frangitore,
quindi nella macchina francitore c'è un meccanismo che praticamente serve per macinare le olive e creare una poltiglia che va poi a... Adesso ecco qua si vede proprio la poltiglia già che esce dal frangitore e va a finire nelle vasche di gramolazione che sono queste vasche qua. Questo è uno stabilimento che è stato installato per la prima volta nella nostra cooperativa l'anno scorso, è molto all'avanguardia, che ci dà la possibilità di fare una lavorazione così chiamata a due fasi, quindi con assenza dell'acqua totale se non quella contenuta nella bacca delle olive, e dal punto di vista qualitativo dà una qualità eccezionale perché non ha nessun'altra contaminazione. Stavamo dicendo il proseguo dalla fase di gramolatura nelle vasche. Noi abbiamo qua la centrifuga che appunto serve per effettuare la separazione della polpa dall'olio. Tutto questo è quello che viene fuori dalla centrifuga e va a finire nel separatore. Il separatore che è la fase finale dove potete vedere proprio il prodotto finale che è l'olio. La nostra cooperativa, oltre chiaramente che è la cosa più importante, quella della produzione dell'olio, abbiamo un macchinario che ci permette di avere la produzione del nocciolino, che crea un valore aggiunto notevole perché ci dà un prodotto che può essere usato per la combustione delle stufe che noi conosciamo le più comuni, che sono le stufe a pellet. Vengono usate delle stufe onnivore, così chiamate, che sono a combustione di tutti i prodotti derivati dal legno. Bene, il nocciolino è un ottimo prodotto come combustibile. Il prodotto che la nostra cooperativa L'Olearia Dorgalese commercializza nelle varie bottiglie. Abbiamo per nostra scelta tre contenitori, che sono una bottiglia da mezzo litro, una da 7,50 e poi la dama da 5 litri, dove noi commercializziamo l'olio, diciamo, più con prezzo più commerciale. I nostri prodotti sono dei prodotti, ripeto, di alta qualità, che hanno creato sempre una diffusione abbastanza importante della nostra cooperativa. Noi vediamo qua i due prodotti che sono la produzione dello scorso anno, quindi annata 2014-2015, un olio già commercializzato. E invece qua possiamo vedere la differenza anche chiaramente come torbidità, come colore, del nuovo olio appena uscito dal frantoio. Allora, questa è la fase di degustazione dell'olio, che grazie al nostro pane Carasau dà la possibilità di assaporare l'olio in una maniera ottimale. Io chiedo scusa ai sommelier dell'olio perché loro hanno tutta una tecnica particolare nella degustazione degli oli, ma noi consigliamo sempre, per assaggiare il nuovo olio, di metterlo su un pezzettino di pane, un pane che non sia chiaramente molto saporito, che abbia un sapore neutro, e può gustare. Non mi rimane che darvi un caro saluto da Marino Mulas, presidente della cooperativa Olearia Dorgalese.